Abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere nei boschi, spiagge, strade o in posti diversi da quelli stabiliti è un atto di grave inciviltà, degrada i luoghi e danneggia l'ambiente in cui tutti viviamo. Spendere soldi pubblici per ripulire il Salento dai rifiuti diventa inutile se non ci impegniamo a mantenerlo pulito. Conferisci i rifiuti negli appositi raccoglitori. Un tuo gesto di quotidiana civiltà contribuisce al benessere comune e al futuro di questa terra meravigliosa. Se mi abbandoni, rifiuti il Salento. Campagna a cura della provincia di Lecce e Dato Lecce 123. Oggi si passa al digitale anche da noi. Non è contento? No, sì, sono abbastanza contento. È un pochettino difficoltoso per la gente di una certa età, insomma, dover risintonizzare tutti quanti i canali, anche perché so che alcune frequenze non sono state ancora assegnate, vedi per esempio la 7, qualche altra frequenza. Spero insomma che si sbrighino, così riusciremo anche a vedere un pochettino più la televisione. Abbiamo 10 Telerama, 7 Telenorma, 20 un altro programma. Sono un affezionatissimo di Sky, quindi ho la parabola da tanto tempo. Quindi se migliorerà la situazione, credo, eh. Ok, grazie. Io ho paura per gli anziani che hanno ancora magari le vecchie TV e non sanno come regolarsi. So che stanno entrando in crisi, questo era. Oggi sono andato a casa di mio padre per cercare di risintonizzarli la televisione, la TV. Stamattina hanno acceso il televisore e non hanno visto nulla. Nulla di nulla. Poi alla fine c'è sempre qualcuno che si aiuta, no? Io vedo pochissima televisione, quindi lo farò con molta calma. Però non c'è fretta. Con molta calma, sì. Non è una cosa utile la televisione. Ma sarà facile, secondo te, adottare questo nuovo sistema? Sicuramente presenterà dei problemi. Lei si è già attrezzata? Parzialmente, perché io avevo Sky, quindi sono... Sta un po' avanti, diciamo. Un poco. Le altre televisioni, dalle altre televisioni non vedrò niente, dovrò acquistare qualche televisore nuovo. Lo sai che anche qui da noi oggi parte il digitale? Je ne comprends pas. Come? Si è attrezzato lei per vedere la televisione? Attrezzatissimo, c'ho il televisore con la... una cosa già incorporata, col decoder già incorporato, e quindi non ho... Lo sa già usare? Sì. Sa interagire? So. Metà. Che significa? Alcuni televisori, perché si ha sempre più di un televisore in casa, sì, e alcuni no. E gli altri? Niente, non sto facendo la ricerca elettronica. Il passaggio sarà graduale? Come tutte le cose in Italia, purtroppo.